di far festa. Se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo. La compagnia teatrale Io speriamo che me la cavo presenta la commedia in due atti di Vincenzo Salemme, premiata pasticceria Bella Vista. Regia Massimo Marotta. Andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo. Fa sempre che siamo, o fa faccio, ora non facetti, eh? E no,
mica ti posso dare un bacetto ogni volta che ti strillo, che facciamo un bacetto da davanti c'è lì. La sfogliatella di capriccio. Vai, vai, dammi un po', forza. Ma è possibile che sei andata fino a morte senza fare? Ma che lazzo di pasticceria è questa, eh? Giù ti vedi? Stavo dando un'occhiata all'inventario e riflettevo come mai nelle feste di Natale le frolle sono andate così male. Perché a Natale vanno meglio le cassatine. Sasà! Ma che razza di risposta è questa? La cassatina non esclude la frolla. Sono due dolci completamente diversi. Un ballo da mastire. È possibile che dopo tanti anni ancora non conosca la differenza tra una pasta e l'altra? Io non lo so, avessi come già fatto. No, Rosa, mi hai pigliato proprio in piedi, eh? Non distruggi, vabbè, ma non l'hai fatta apposta, eh? No? No. Fa pace, guarda la ricetta, sì? No. Ma dove vai? Ma come, dite sempre che è tardi. Ma quando ci sta mia sorella, no? Quando sto io da sola, dove è con quel pacchetto? Vado a fare la consegna al Bar Cristallo. No, un Bar Cristallo, un pacco così piccolo. Mignon. Troppo mignon! Esageratamente mignon! Non sto arrabbiando, se non fa pace, guarda la ricetta, sì? E allora vai, vai a fare la consegna, Rosa. Mi raccomando, alza bene il pacchetto, fai vedere il nome della ditta, Rosa. Mi capita? Alza lo pacchetto che tiene un bello pacchetto. Che pacchetto? Che stai facendo? Vai, Rosa, vai adesso, vai a fare la consegna, muoviti. Ti ho detto un sacco di volte, non devi venire qua quando ci sta mia sorella. Buongiorno. Buongiorno. Hai parlato con tua madre? Di noi due. E di chi? No. Con tua sorella? Mia sorella, vale no. Te para? Ah, no, 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 non ci sposiamo più. Ah, no, cioè, come lo fai? Perché non te lo facevo sapere, eh? Oggi stesso faccio la riunione con tutti e due e ci parli, non te lo preoccupare. La settimana scorsa. Che abbiamo fatto? Non me lo ricordo. Hai detto la stessa cosa. Eh beh, io un mese fa sono stato operato agli occhi, capito? Tre mesi fa. Eh beh, un mese mi è servito per la convalescenza. E sono due. Invece un mese mi è servito per l'inventario delle feste di Natale, poi vedi tra un mese e mezzo è il carnevale. Erma! E tu, con me c'è stata una tragedia, mo le tutte cose a mezzo, eh? Ermanno! Vedi Romino, comunque bisogna aspettare prima che mammina... Muore! Cioè, no, che muore! Che fa il testamento! E perché? Ancora non l'ha fatto! No, beh, penso io, eh! Aspettiamo che la natura faccia il suo decorso! È la stessa cosa! Non è la stessa cosa! Ma perché? È perché che la mammina è gelosa! Se mi cancella dal testamento, che facciamo, poveri ma belli, eh? Tu tanto quanto, ma io, ci vediamo domani mattina con calma, rispondimi sincero. L'ho fatto, sì. Tu mi vuoi sposare, sì o no? Come, non ti voglio sposare? Guardami negli occhi. Guardami dall'occhio! Non te lo trasformare. Hai visto? Non mi farà arrabbiare che mi trasformo. Mamma mia, com'è brutto. È brutto. Brutto assai. Assai. E allora ci vediamo tra mezz'ora all'eccezione, va bene? Va bene, tra mezz'ora all'eccezione. Mi raccomando, sì. Non tardare. Non lo leggo. Se no... A trasformazione. Bravo. Mamma mia, com'è brutto. Mamma mia. Romina. Romina, mi posso mettere gli occhiali scuri? Pronto, Bar Cristallo, sì? La pasticceria bella vista, sì, con chi parlo? Sì, adesso è uscita la ragazza che la consegna, non vi preoccupate. Sì, sta arrivando, non vi preoccupate. Son mignon, non vi preoccupate. Sentite, che ne manca se vero, pacchetto. Un Bar Cristallo, che pure chiuso. Ambroga, dici sempre che questo è divieto di sosta e poi stai sempre cannanza, come a nuova. Ha telefonato il Bar Cristallo, un altro bel cliente che ci ha procurato il tuo caro Aldo. Il mio caro Aldo? Ma che caro Aldo? Tu sai solo criticare, tale e quale la nostra madre. Tiene sempre che dici. Tu sei stato comodamente sdraiato sul tuo letto mentre io ho dovuto sbrigare tutte le consegne per le feste di Natale. Non c'è su sdraiato, come se mi fosse fatta una vacanza. Io sono stato operato agli occhi tre mesi fa e sono ancora in convalescenza. Io ho veduto quello che si poteva. Lo sai che in tua assenza abbiamo consegnato più quintali di roccocò di tutti i tempi? Sì, ma sto fatto di roccocò per me resta sempre un mistero, eh. Io non saci come fa certa gente a si immagnà. Chissà ti fracassano tutti i denti. Il roccocò si manda soprattutto per devozione. Ah già, uno che non ha i denti non può andare in paradiso, eh. Giudista, è mando.
sta scherzando, ya? Non va così, mamma, che poi ti senti male, ya? Voi vi volete vedere morta, lo so. Non aspettate altro che la mia morte. Quando uno è ottimista, è ottimista. Che cosa sperate di ottenere dalla mia morte? Quei dolci si riempiranno di veleno. Il signore vi ha già pulito con gli abeti, nemmeno avete parato, no? Quando si dice l'amore di una mamma. Pronto? Mammina, mia mamma fa 5 minuti salta e ti faccia la siringhina, non è cupa. Mammi, non fai singucchia che poi ti senti male. Pronto? Mayday, mayday, mammina, mayday, mayday. Siete delle trasmissioni, siete cattivi, ma buttati in tasca. Hai visto? L'hai fatto offendere. Ma che l'è nata offesa? Tu sei troppo apprensivo con lei e lei se ne approfitta. Eh sì, ma è nostra madre, e capite, quando ci ha messo a mondo non è stata affatto egoista, ma già, poi adesso che è inferma in un letto non ti fa bene, no? E già, ma quello poi parla alto, che tratta i genitori come se fossero i suoi servi. Ma quando mai? Tengo quasi 40 anni e campagola ancora a casa con loro. E che deve fare? Quello è disoccupato. No, quello è sfaticato. Sfaticato? Ma si è fatto pure per 3 mesi le migranti a Dusse. Sì, ma io quello che non capisco è perché non somigli un posto fisso qua da noi. Perché lui è un artista della pasta frolla. Vuole essere libero. No, mamma mia, che facciamo i pasticceri solo perché ce l'hanno ordinato i nostri genitori. Oltretutto, tenemmo nudi a beta che i dolci non li dovremmo vedere nemmeno con il binocolo. I pasticceri diabetici, i ghiacciotti che hai in mauto, che? E poi non è vero che hanno sfaticato. Quello è capace di sfornare 2 quintali di pasti al giorno. Senza contare le torte, eh! Sei come bravo! Sì, ma rimane sempre un dipendente nell'anima. Questo è il massimo che gli posso concedere. E poi come mai l'artista ancora non è arrivato, eh? Mi ha chiesto di cominciare alle 7:30. Alle 6:30 non ce la fa. Gli viene all'affanno, gli viene. Non è nel suo carattere svegliarsi troppo presto. E quando una cosa non è nel nostro carattere, non la dobbiamo fare, se no ci viene male. Gesù, mamma, forse non ci spacca la testa a questa povera incosciente di mia sorella, io. Ah, e questo è il ringraziamento perché ti ha fatto trovare le corna per il trapianto. Stata zitta, allucina un po', poi facciamo sentire i fatti, lo sta tutto qua. Io queste corne le ho pagate, capito? Nessuno mi ha regalato niente a me. Non ci mettiamo in testa strane idee. Intanto, se non c'era qua a Natale, mentre tu ti operavi, vorrei vedere come avrei fatto. Io lo sapevo che non avrei dovuto operarmi a novembre. Altro, aveva calcolato bene i tempi dell'intervento. Si è messo nel negozio nel periodo di maggiore affluenza per farsi conoscere dalla clientela e apparire come il titolare del negozio. Ma lui si sbaglia perché da queste tasche non otterrà mai niente. E neanche tu otterrai mai niente. Mammina, non lo accetterai mai questa pasticceria. Ma che mi guarda a me? Non farò così. Mi vuoi mettere contro mammina? Sei cattivo, non c'è niente da fare. No, non sono cattivo, sono solo realista, perché riesco a vedere quella che è una povera ingenua come te non vede, perché è accecata da un'insana passione, hai capito? E non ti illudere. Ma stai scassando la fotocellula? Eh no, la sto collaudando. Ma chi sei scemo non, Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, mi sentivo giù e appena sono entrato qua dentro sentivo e già mi stanno salendo gli zuccheri. Non mi è piaciuto a tutti. Dico, questa è una pasticceria e nella pasticceria facciamo i pasticcini e nei pasticcini. Ma chi ce l'ha spiegato? Che cosa? Non l'ha capito. Che cosa? L'ha battuto. Ah, e ormai ha fatto una battuta. No, io ho fatto una battuta. Ma e metti che me ne salgo sopra a fare una doccetta, sennò non mi viene nata crisi ai denti, hai capito? E lavati in mano. E sono pulito. E allora cambia il tuo barba che fa schifo. Giudì, ma non è che hai parlato a tuo fratello di noi? Noi? No, dico di noi due. Noi che cosa? Ma che sei pazzo? Shhh. Direbbe tutto a mammina. Sì, eh. Eppure... io ho la sensazione che tuo fratello ce l'abbia con me. No, quello è timido. Ermanno e poi il diabete lo ha fatto diventare intrattabile. Ma pure tu c'hai il diabete. E che c'entra? Io... Buongiorno. Ah, la giacca, gliel'ho detto io. Giacca.
giacca. Ecco qua. Guardo. E hai fatto questa giacca? Bamba sta che fungeva. Quanto è brutta, eh? Ma che ne coscia secca secca. Secca secca, longo longo. Che buon profumo. Che cos'è? Mi sono messo il dopobarba che mi hai regalato tu. Sandalo? Sandalo. E te ne sei messo un po' troppo. Aldo, ti devo domandare una cosa. Ma tu veramente mi ami? No. io sto scherzando. Era pazziato così. Mi hai fatto mettere una paura. Eppure mi sono un po' impressionato, ma non. Certe volte penso, ma è possibile che un uomo così bello vuole bene proprio a me? Ma l'amore è cieco. E che vuoi dire? Che sono brutta, allora sono antipatica, che sono intrattabile, che sono tale con la mammina. Dillo, tanto lo so che lo penso. Giudittina, e se non mi fai parlare? Tu non puoi vivere sempre nella paura. Ti devi rassegnare. La vita è un rischio in tutte le sue cose. Tu ti puoi come che possa essere interessato solo al tuo denaro? No, ma quando mai? Non ci ho mai pensato. Tu no! Ma tuo fratello sì! Ah, Ermanno! Ma quello è sospettoso per natura. Piuttosto, tu sei stato troppo gentile a procurargli le corna per il trapianto. Ah, non ho fatto niente di particolare. Due corna. E poi. Conoscenze, tutto qua. E Rosa! E poi perché non mi hai mai voluto dire? Chi è il poverino che ha donato gli occhi ad Ermanno? Lasciamo stare, che è meglio, va, lasciamo stare. Dai, dimmelo, sono curiosa. Giudì, io non te l'ho mai detto perché non ti ho voluto mai fare questo. Addirittura? E che sarà mai? Io te lo dico, ma mi raccomando, Un barbone. Un barbone? Vagabondo? Certo, un barbone. Closcia? E cusciallo senza scialla, questo non lo so. Ah, quindi Ermanna te ne rocchia un barbone! Zitti, non allucca, non volesse che ti sentessi. Non glielo ho detto, non volesse che sono impressionato. No, non ci credo, Ermanno sa. Non lo sa, non lo sa. Dite, nada vodo. Rosa, è a temperatura il forno? E che sto il termostato io? Ma guardate che grazia di risposta. No. Sta subalterna. Volevo dire, è pronto l'impasto? Tutto pronto. S'aspetta solo un latte suo, amore. E vedi che adesso arrivo. Stavo io non sto esagerando un po' tutti, eh? È vero, la devo rimproverare, ma dura. Tornando al barbone donatore, è stato operato in condizioni di coma profondo. L'occhio era praticamente ancora vivo. Mamma mia, che impressione! No, che impressione. L'occhio era vivo. Il paziente era clinicamente morto. Noi abbiamo anticipato solo un po' i tempi dell'intervento, capito? Ah, no. E già te ne vai. E di andare a lavorare, no? Prima il piacere, prima il dovere e poi il piacere. E io? E tu devi stare alla cassa, no? Alla cassa io? Certo, tu sei la cassatella mia. Quando ci sei tu alla cassa, e chi ha tocca la cassa? Aldo, mi hai messo una curiosità. Come si chiama curiosità? Come si chiamava? Ma che è un babbo? E chi so? Io conosco solo il professore che ha operato tuo fratello, Rupelli. Anzi, lo devo chiamare un po'. Giorni fa mi ha lasciato un messaggio in segreteria che mi voleva contattare con una certa urgenza. Chiusa che ha combinato per quel solito vizio. Ah, e perché? No, niente, il solito vizio. Cioè, il vizio del gioco mi doveva qualche resta, capito? Resta, bumbe! Giuditta, no, ragazzo! La resta, la dote per giocare a carte. E Aldo, e com'è morto? E non posso parlare, giù. Se parli ti do un bacio. Non posso parlare, giù. Oh, come piace nell'uomo, ne vanno un po' di una donna. Zitta, zitto. Aldo. Vitta! Vitta!
Bella vista? Non c'è male, bella vista. Puzzo di dopo pappa, sai, di quei dopo pappa scadenti all'aroma di sandalo. Anche con. Ma non è creolino! Brava! A parte di qua, c'è no! A giornale mi chiamo Carmine, c'è no! E ancora, ammino a casa! Chi c'è qua dentro? Ascesere! Qui! Dammi la birra, c'ho la lingua secca! No, avete sbagliato, ma su questo non è pasticceria, dovete andare... Sono venuta a Riccia tutti i giorni a Roma, Riccia, Riccia, Roma. State zitto! Ma che stai dicendo? Io non lo capisco. Non gliela faccio più. Sai che faccio? Me ne vado in India. Stai ferma, non toccarti! Oh, non si spaventi, signorina! O devo dire signore? Signorina, signorina! Ma anzi, che voci di un burger, risposta! Oh, bimba! E che tu fai? È tanto tempo che non ci si vede! Non fate caso a questo falso toscano, lui non è toscano, eh! Ehi, dove stai? Vieni qua, dammi la mano, indovina, dove sto? Ah, eccolo qua! Questo qua si chiama Memoria! Memoria! Ma non ha un nome un poco più normale? Un nome tipo Anna Maria! No, Maria. Certo che ce l'ha, ma non se lo ricorda! E si chiama Memoria! Il contrappunto! Ah. Il poverino, senta, faceva l'attore, ma poi ha perso la bussola! La memoria! E ora vive tra realtà e finzione! Per di però quello pesca nel repertorio dei suoi personaggi! Ed ogni qualvolta ne pesca uno si identifica con esso. Per esempio, quello era pesca di essere un tedesco, quel faceva il tedesco! Ah, no, nessun! Ho capito, faceva il tedesco! Qui da qui in Santi Nato! Aspettate qua! Qui ci sono un bicho! Sentate! Dite al vostro amico di scendere da là sopra! Ehi! Allora avete capito niente? Quello non è più amico mio, adesso è Raimund Schun, è tedesco! E dite a Raimund Schun di scendere! Raimund! Scusate, che stai facendo? Si è arrampicato sul muro! Ah! Raimund! Scazzica dai tengo! La faccio in sen al muro che è! Scusate, si è distaccato! È sceso! Pazzo, quel tedesco non lo sapevo! E questo sarebbe tedesco! Evidentemente sì! Lasciamo stare, non è vero! Vieni qua! Meno male che non ha fatto i bambini terribili! Ma perché dite queste cose? Mi scappano, che devo fare? Sono pronti i patapini, i patapini! Che cosa? I patapini! Vuoi fare merendino le patatine? Vuoi un tubo? Qua non c'è il tonno, devi andare, forza! E dammi 100 lire! 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 Sentite, come si fa a smettere di sapere? Sì, semplice, basta, dite Giacomino, smetti! Giacomino, smetti! No, aspetti! Patapini! Sentite... Arretti! Senti, coso! No, senti, tu devi andare da vicino a me! Forza! Ma sono problemi vostri, mosi! Mosi! Mo piange, però... Me la siete beccato, vi ha sputato! Sì! Meno male che quella è finzione! Ma quale finzione che l'hai sputato in faccia? Che te ne labbro dopo il morire! Ma dite labbro dopo il morire! Dottore, Giacomino! Lasciamo stare! Giuditta, voi non là dentro, che la pesca Giacomino è entrata là! Forza! Sentite, mi dite cosa volete da noi! Ah, mi ascolti! Voi ci dovete... A tu caspita sta! Ma chi? Ah, voi ci dovete ascoltare, vi dovete far spiegare, no? Fateci fare le dovute presentazioni. Fatemi accompagnare dalla punzella, vieni qua. Dove sta la mia punzella? Sta dietro di voi. Ah, voi la vedete questa qua? Io questo più che altro la sento. Andiamo lì, lei dite la verità. Sapete come si chiama? No, facci sentire questo nome. Tesoro, fai sentire il tuo nome, Dice Sta scatarrando, fuori di nome. Non facci il rumore che lui caduce. Gelsomina! Gelsomina? Un nome di fiore indicatissimo. Lei è Emiliana, la classica Emilianotta. Oddio, classica, io ne ho visto qualcuno di me. Ma deve essere una ballerina. Parecchio tempo fa, Da molto tempo fa? Sì, una grande toile. Tesoro, fai vedere il passo doppio. Faccio vedere questo passo. Fai piano. Mamma, fa piano. Ma che cos'è questo passo? Ma questo, che cos'è questo passo? Lei e mia moglie facevano una coppia teatrale eccezionale.
nazionale. Lei questa messa qua? Io facevo l'autore. Insieme, guarda, ne abbiamo fatti chiudere di teatri. Me le immagino. Non c'erano le uscite di emergenza. Ma non sapevamo da che parte scappare. Il pubblico ci inseguiva. E da bene, che avendo fatto? L'ultima volta ci hanno acchiappato e ci hanno scippato tutti i vestiti da rosso. Da allora non ve le siete tolte. Guardate i fans sono terribili. Sì, i fans sono terribili. Ma, dove stanno? Facciamo due passi. L'ingresso mi ricordo io. Dove sei? Ma dove andate? Dove andate? Questi praticamente sono i miei angeli custodi. Io senza di loro in realtà non potrei muovere un passo. Dicami. Attenzione! Lorenzo! Ma dove stai? Vieni qua! Piazzi! Scusate, non immaginavo. Non dalla nascita. Un incidente? Già, 3 mesi fa. Ah, quindi di recente? Sì, hanno anticipato i tempi? Sì, hanno anticipato i miei tempi e mi credevano morto, avete capito? Clinicamente? Clinicamente, già. Clinicamente, poi hanno anticipato i tempi e mi hanno fatto il trapianto degli occhi. Un attimo d'attenzione, per favore, accostate tutti quanti a destra, un team trasporti eccezionale. Ma come è cazzo? Trasporto eccezionale, è diverso. Scusate, sapete chi sono? Sentite, signor... Carmine! Carmine, io ho capito... Ma cosa volete da noi? Ha detto che vuoi fare occhi! Che vuole un socio? Ma quale socio? Io li voglio i miei occhi! I want his eyes, you understand? Hai capito, ci viene a pescare l'americano? Ma non è che questo è il barbone donatore? Ma che è un grande ragazzi, il barbone donatore? Scusate, il talento comico. Che le sta scherzando? Tu vuoi essere lo stesso barbone, chi l'è morto mentre chi si è vive? Uè, ciclamino! Senza mica! Ci sbagliate più, hai capito? Sentite, signor... Carmine, capisco che volete indietro i vostri occhi, ma noi qua mica possiamo fare miracoli. Ma la smetta, signor Bellavista! No, un momento, io non sono Bellavista. E nemmeno io, Ma lo so, ci mancherebbe pure. E che cosa vorresti dire? Che non sarei degno di essere Bellavista? No, guarda che qui non si muove una foglia se non lo decido io. Quella partita di cocaina deve essere consegnata alle mie condizioni. Capiste, Ma no, non c'è lì! I siciliani sono terribili, mamma! E stai attento, che ti incapretto nella carceria! A te e tutta la tua famiglia! Hai capito? È siciliano e parli di canule siciliano! Ermanno! Ermanno! Puoi scendere un momento? Ma in questo momento non posso scendere, sto con bambini! A che vuole? Aspettate tua madre! Dai con me adesso! Non li fa fare il coordinatore, la succione! Sempre succettata! Si sente tutto scostumata! E sono contenta che hai sentito, così fai qualche cosa! A tutte le auto, tutte le auto! Questa voce, questo mostro che si sente! È mia madre! Ah, vostra madre, non la potevi immaginare, chiedo scusa! Ce l'ha mai l'avete registrato del morto per le corde, forse! Mia madre vive peggio, ma comunichiamo così! Ma dove è andato? Cioè, noi con il microfono e lei con il megafono! Ma che è questa confusione che si sentiva da qua su, Ma chi è che ha detto il barile? Ma che è sta puzzata? Hai cambiato dopo un barba? Ma chi è? Sa chi è? Amico mio, mio nome è Bello, io vengo dal bagno, io cerco il lavoro. Che vuoi? Ci penso io, qua non c'è lavoro. Mio padre, figliuolo. Hai spirito santo. No, Bello, signore. Che stai facendo, la messa? Io non capisco italiano. Ma chi è visto? È un attore. E che deve fare lo spettacolo qua dentro? Deve fare. Ma chi siete? Dubise! Io chi sono? Io sono il proprietario della pasticceria! Il proprietario della pasticceria? Ma sì, sì. Andiamo agli sedi! Che dico con cigli, non ci credi! Ma allora me la fai sedi? Perché sono io, sono il proprietario! E è così brutta, non può essere! Ma sta ambriato, visto! Scusate, ma che volete? Chi siete? Che volete? Ma questo non sa niente! Che devo sapere? Ma
sono venuto qui con i miei amici per una testimonianza. Ed è successo che a tua sorella. Giovi, ma tu lo senti a questo, no? Erba, io te lo giuro, non l'ho mai frequentata. Non c'è bisogno che me lo giuro, ma chi lo conosce? Chi? Ma che cosa hai capito? Io non dico Alfonso. Alfonso. Io dico lei, Anna Maria, col bisetto. Ma è che sono di Anna Maria? Per la gioia. Ha messo pure Anna Maria. L'ha chiamato pure Anna Maria, l'ha chiamata. Forza, ragazzi, andiamo avanti, papà. No, per carità, non lo chiamare ragazzino. Che cosa? Amaretti. Ma che sta dicendo? Ma come? E basta, non c'è io!
commedie, sai, io sono un autore teatrale. Ah, sì, ah, perciò siete vestite così. Dunque lei è il signor Bellavista. Sì. Allora lei è in possesso dei miei occhi. Come? No, dico, lei ha i miei occhi. Ah, questo è teatro questo? Aldo, ma tu conosci questo scrittore? Anche su qua? No. Ma è tardi, deve andare. No, non ci sparpagliamo tutta la famiglia che siamo unite, non preoccupate. Senta, ci deve essere un equivoco. No, e cominciamo male, caro signor Bellavista. O vuole negare di aver subito un trapianto di corne? Aldo, chi l'ha detto proprio corne? Ma che si scrive proprio con due... No, perché guarda, mi stavo venendo un sosso di birri. No, quale tu? C'è il professore che mi ha operato, la cocoso... Rupelli. Rupelli, ma è onesto? Onestissimo. Sì, no, ma mi ha operato alla luce del sole. Come? Mi azzariglia? No, che capite, dico, ufficiale con i ferri. Ufficialissimo. E la fattura l'ha fatta? No, che c'è? Ah, da giuvito tanta volta, ma cammo lì! Ma che c'è? Ma che mi c'ha apposta, capito? Per 3-4 di rigo, passammi uguale, passammi! Ma che c'è? Mi capi, no? Ma buoni, senta, se ritorna tra qualche giorno le faccio trovare anche la fattura. Ah, fattura. Io vedo, sono stato operato di occhi qualche mese fa. 3 mesi fa, per la precisione. Come andunate, chi sto? Lo sa di chi sono? Probabilmente le corne con la quale mi sta guardando? No, di chi? Proprio non riesce ad indovinare? No, io tengo una mezza idea. Ma proprio non sono sicuro, Sono le mie! Lei si è appropriato dei miei occhi! Aldo, ma tu senti questo impostore che sta dicendo, E dici qualche cosa, difendi! E che devo dire? Dici, ma lei come può affermare che i suoi occhi si chiedono i miei? A lui, a chi vuole dire a me? Senta lei, ma come può affermare che i miei occhi siano i suoi? No, quelli del signor Bellavista sono i miei. Cioè volevo dire che i suoi occhi siano i suoi. Fa così, indica a me, sennò io non capisco. Ma che indica, che chi l'ha cercato? Volevo dire che i suoi occhi siano i suoi. Cioè, quelli suoi e suoi, è la stessa cosa, non è che non lo voglio dire. Lo posso affermare con un'assoluta certezza, ho ricostruito tutto quello che è successo la notte dell'incidente. Quale incidente? Scusi. Un pirata della strada mi ha investito e mi ha lasciato per terra in coma. Una persona onesta. Poi è arrivata un'altra bella persona onesta che mi ha raccolto e mi ha portato in una bella clinica privata. Sì, ma non mi hanno aspettato. Mi hanno dato per clinicamente morto e mi hanno fatto l'operazione agli occhi, sì. Un certo professor Rupelli. Niente questo nome! Non litigate! Non litigate! È fatto! Oh mostro! Ma che stato niente là sotto! Che avete chiesto la di rumori! Come fai a spaventare la bambina? Niente mammina, nessun rumore, tranquilla! Ti serve qualcosa mammina? Ma chi l'hai fatto? Sta aspettando per la difesa! Ma chi l'ha fatto? Bambina! Ma chi è? Suo hermano! E che hai fatto con la voce? Niente, mamma, stavo discutendo animatamente con Giuditta. Che la tua famiglia è sempre nostra, con la resta. Senti, ma tu, alla mia cosa seria, mi devi venire a fare la cicchina? Mi sono alla preziosa! Quando è bello? E la cipolla! E mi compare l'altro! Corri a me e ti aspetto! Ma buon mamma, non ti preoccupare! Appena tengo una settimana di tempo ti faccio tutte cose, ti faccio! Aldo, quest'uomo sa tutto! Hai capito? E allora? Non ha nessuna possibilità di prova! Come hai detto? Non ha nessuna possibilità di prova! Senta, lei non ha nessuna possibilità di provarlo. Non faccio zitta, ma si può. Sentite, sono cieche, che non sordo. E le prove ce le ho. E dove stanno? Qua con me. Dove? Dove stai guardando? Qua sotto? No, i miei amici. Loro hanno visto tutto e potrebbero raccontarlo anche alla polizia se necessario. Gelsomi, tesoro, racconta quello che hai visto la notte dell'incidente. Allora. Ciao, basta. Cammino. A cercare un Oh, un
Raffaele! Non perdere tempo! Piazza in come? Ale! Che non botto! Ma che è? Che è un uomo peloso! Era un uomo peloso peloso! Le mi sono anche lì! Le mi sono anche lì! E lo mise sotto alla gallina! E le arriva l'ambulanza! Oh! E le arriva l'ambulanza! E le cavagliocci! E le cavagliocci! A cavalluccio arriva l'ambulanza! Ma c'è caverma! Hanno cercato l'infermiera! Sì! Ma c'è caverma! Ma no! La ciappai! La scambe sai! La strimbe sai! E le scarte sai! Scusate, mi sono distratto un attimo, magari! Io sono stata attenta, ma niente ho capito! E fate uno sforzo! Ma scusate, questa era una testimonianza in versi? E fate uno spirito, scusate, è una testimonianza, perché? Ma è straniera, non vale, scusate! Ma come straniera? Lei è emiliana! Voi state discriminando una testimone soltanto perché è settentrionale! E non è giusto! Anche il nord fa parte dell'Italia! Se la chiamate la polizia, se non avete la coscienza! La polizia! La polizia! Per te farei la guerra! Senti, ti vuole anche venire la polizia! No, aspetta! Aspetta! E se quest'uomo sta dicendo la verità? A questo punto è molto probabile che stia dicendo la verità. Come? Non ho capito. Forse abbiamo un po' anticipato i tempi dell'intervento agli occhi. Cioè, non ho capito, tu stai dicendo che io potrei avere gli occhi di quell'uomo, di un uomo ancora vivo! Per giunta sporco! Chi ci azzecca lo sporco? Gli occhi mica assorbono lo sporco! Sempre la scazzimma si forma! Che schifo, madonna mia! Ruzza, ma non sarebbe meglio se ci mettessimo d'accordo? Signore, ma su che cosa? Signore, ma non ti voglio scucciare, ma mettiti nei miei panni! E io come faccio a vivere adesso? Se non la vita non la posso più guardare. Io sono costretto ad aggrapparmi alle cose, alle persone. Ed è una condizione che non mi piace. Io si può dire che sono diventato barbone appunto per potermi gustare la vita in piena libertà. Senza vincoli, senza responsabilità. Arrivi tu e mi porti via gli occhi. E io adesso come faccio a gustarmela la vita? No, è mazza, non la posso guardare. Ma tu lo sai che cosa vuol dire veramente guardare? E facciamo un esempio pratico, guardare un quadro. Un quadro semplice, un paesaggio naturale, una caserella vicina ad un fiumiciattolo. Ma tu come fai a capire che quello che l'ha dipinto è un grande artista? Che cosa guardi in quel quadro? Ma che cosa guardi? Ma che capito? La caserella. E basta. Però che tu, un fiumiciattolo, tu fiumiciattolo. E basta, Emma. Si sta assaccionando, guarda pure la assaccionata, che del genere. Ma i quadri si guardano in profondità e se no gli occhi a che cosa servono? Gli occhi pensano, immagino, lo so. E un bravo artista ti farà pensare che ci sta in quella caserella. E ovvio, per le tristi al vero. Che sta facendo in questo momento anche la caserella? Ma che sta facendo? Ma che se ne vuole? Ma grazie di Dio, come vorrei stare io adesso, starà. Ma tu lo sai che cosa vuol dire guardare una donna? Capirne i segreti dal modo di sorridere, di parlare, di fumarsi una sigaretta. Vabbè, quello che uno dice si fuma una sigaretta e non basta, hermano. Per esempio, il fumo dove lo butto verso l'alto? È ottimista, lo sapevi? No, questo non lo sapevo. Non lo sapevi. No. E se lo butto verso il basso? È pessimista. Per pessimista sarebbe troppo ovvio. E io perciò non ho detto niente. Vuol dire che fumo con i sensi di colpa, ha bisogno di un uomo che la possa abbracciare, forte, coraggioso, sincero, leale. Parla dei presenti con te. E vai, se il fumo lo butto di là? E poi dice, sta la finestra aperta e fa corrente. Ma ti ha battuto, hermano, è bravo, vengono i battuti. Ma vieni un po' qua, dove sei? Sei vicino? Non ti preoccupare, dammi la mano. Voglio fare un piccolo esperimento, però voglio essere sicuro che non vai a guardare. Vediamo se te li sei presi bene i miei occhi, sono solo un sacrificio inutile. Bruciamelo, rispondi. Che cosa ci sta di fronte al tuo negozio? Ah, che ci sta niente? Niente. Ma te niente.
ti sei presi i miei occhi e non hai visto nemmeno che cosa ci sta di fronte al tuo negozio. E perché te l'hai pigliata? A che cosa ti serve? A me servivo per guardare le cose che mi piacevano tanto. Ma almeno quello che ho visto me le posso ricordare. Ma come farò con le cose che non ho mai visto? Emma, io non potrò più guardare la donna di cui mi innamorerò, il figlio che potrebbe nascere. Emma, tu mi hai rubato la possibilità di guardare il futuro. Hai rubato gli occhi di un uomo che la vita la viveva solo guardando. Oh, chi se l'è fatta te? Lei tu qua, sta addormentata nella farina. Si è addormentata nella farina? Avanti, chi è di scena? Stiamo aspettando a te. Ma visto che facevi pure il direttore di scena in questa compagnia? Ermanno, dove sei? Gelsomi, portami da lui, dove sei? No, c'ho da fare, adesso devo andare a vedere come sta mammina. E falla aspettare mammina, ma adesso ci dobbiamo mettere d'accordo. Dove sei? Ma gli occhi mi... E stanno qua, nessuno me li tocca! Non me li vuoi tu? No. Sentite, i tempi che fa stamattina, fammi questa passa! Ma passa! Me la c'hai! E c'è, ma ti sei impressionato, hai visto i buchi neri? Eis, dovremmo trovare la soluzione, ma zuffo da compresso! Come ci penso io? Posso parlare? Ma che, un buccione di dopo barbo? Giuni, ma tu che mi hai regalato a Natale? Anno, ma dove vuoi da me? Io ti ho regalato il meglio che ci sta sul mercato, l'ultimo santo. Ma era proprio l'ultimo, però. Dunque, e se io per risolvere la situazione vi offrissi un altro paio di occhi? Ma gli occhi di che? Ma che state pazziando? Io rivolgo i miei occhi! No, dico, voi sentite prima l'offerta e poi se vi conviene dite di no. Dico, il donatore che è? Volontario? Come volontario? No, dico, gli occhi ha donato volontariamente o ha fatto la stessa fine mia? Io ho tre possibilità. Dunque, prima possibilità, coppia di occhi autentici, leggermente miopi. Se da capi chi ha donato, suggi. Avanti, vediamo, andiamo avanti. Passiamo alla seconda possibilità. Vabbè, non li ha donati nessuno alla prima. Coppia di occhi similari. Similari. Sì, sono sfuzzi, si può dire anche sfuzzi. Ah, sfuzzi! Sì, ma hanno lo stesso colore, la stessa conformazione, l'unico problema... E ma che sfuzzi c'ha faccia? No, no, per correttezza glielo dobbiamo dire, sono tutte e due sinistri. Sono poco cattivi, sono. No, perché cattivi? Sono tutte e due del lato sinistro. Tutti e due? Tutte scusate due. Che me li metto uno sopra l'altro? No, veramente, uno lo montiamo, l'altro lo giriamo. Ma vabbè, comunque, passiamo alla terza possibilità. Ah, scusa, ma non utile, non ho e che tengo un catalogo che lui c'è. Ma poi come vuoi che è sempre scioccato? Allora, terza possibilità. Terza. Monocolo, occhio solo, di persona sanissima, l'unico problemino surgelato. Tre mesi fa, ma di un azzurro spettacolare che... surgelato. Vabbè, voi cominciate con questo, poi se vi trovate bene... Vabbè, ne ho una cassetta, ogni tanto ne scongelo uno e me lo metto. No, una volta scongelati non li potete più congelare. Ma che sai da mangiare, per piacere, state per zitto. Ma che stai pazziando, ma che stai dicendo, ma gli occhi surgelati chissà da dove vengono? Ve l'ho detto, sono azzurri, vengono dal nord. E sono anche in matessa. Vuoi cimerluzzo? Ma finitela! E si deve sapere chi è il donatore di questi occhi. Gli occhi hanno un'anima, un'intelligenza, una nobiltà. Hai capito, amico Bè? Non vieni! Quello poi si mette gli occhi tuoi che puzzano di dopo pane. Oh, povero, ma che si mettono le scarpe a volte lui? Tu la devi finire con me. Finisci da tu. Basta, non me la raccontare, stiamo, forza. Altrimenti... ci sarebbe l'ultima possibilità. Ma non erano tre. E che se che lì è emergenza? A riserva. Figura, a riserva. La più economica. Economica pure. O cane. Che schifo! Gli occhi di un cane! No, no, che tu capisci? Si tratta di un cane accompagnatore. Scusate, ma sarà anche accompagnatore, ma a me gli occhi di un cane mi fanno senso. No, che è successo? Ma che devi? Mi devi tagliare solo gli occhi, ma devi tagliare tutto un cane. Scusate, ma dopo che gli ho fatto gli occhi faccio? Ma lo mangi su cane? Ma perché c'ho la voce? No, guarda, ma
quello ve lo conosci bene bene, ce l'hai avuto là, tutto coso. Ma che cosa? Mica faccio un macellone. Se non sapete che cosa faccio, dopo che gli ho tolto gli occhi al cane, no? Ci metto un male di lenti scure e mi faccio una croce rossa in petto e faccio l'accompagnatore del cane cieco. Ma facete un piacere. Ermanno, non è venuto all'appuntamento, perché? No, no, le avevo detto che sarei venuto quando tutto era pronto, non si preoccupi, ma... Salve! Buonasera! No, ma siccome uno dei tre alberghi ha avuto una prenotazione improvvisa, e allora devo anticipare il buffet. Vabbè, non si preoccupi, ci vediamo tra mezz'ora al cesso, va bene? No, Ermanno, io ne vorrei parlare prima, se è possibile. Non è possibile, te ne devi andare, Hai sbagliato! Mi ha beccato, Ermanno! Prima le davi da lei, adesso le dato del tuo, sentito? Vabbè, avrò sbagliato, mi sono confuso. E quando sei confuso? Adesso o prima? No, che... adesso che le ho dato del tuo. Adesso che le ho dato, perché non la conosci? No, non la conosco. Che peccato! No, 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 come la conosco? La signora Mirabella è l'organizzatrice di eventi degli alberghi più importanti di tutta Napoli. Che bella voce, signora Mirabella. Sì, sì, deve essere anche una bella donna. Bellissima! Bellissima! Peccato che non la posso guardare, ma mi accontenterò di farlo con gli occhi di Ermanno, che sono i miei occhi. Ha belli capelli! A Mario, la vedi quel... No, tu non la vedi questa. Questa è quella che fa la vita sulla più antica! Non ho capito che hai detto! Non faccio caso a questo smemorato, non si più... Smemorato! Che hai detto? So io, non ti ricordi! Cari, tu fattilo! Cure! Che ci fai questo cazzo? Luogo, luogo, come sei? Da vecchio! Se ce ne sotto in coppa, come vado a fare io? Da pensare in capo! Come vado a fare te? Signora Mirabella! Silenzio! Ma è arrivato con l'autista, la signora Mirabella! Hai visto quanto bello? Io ti faccio la permanenza! Librio non vuole! Signora Mirabella! Stai zitto, mamma! Silenzio! Bravo! Problemi? Oh. Faccerò, cazzo! Ermanno, te lo avevo detto. Sì. E questo non è niente. Ci vediamo all'Eccelsior. Sì. Fra 10 minuti. Per l'ultima volta. Non tardi. E ti tardi. A tutte le... E non va bene. Mamma, questa era la signora? Sì. Sicuro? Sì. Erma, io ti consiglio di non mancare. E chi manca? Ermanno! Ma avete deciso di farmi morire? Io sento le vene che mi scoppia in testa! All'infine! Giuditta, vai tu a fare la serendina a mammina che fa mangiare! Dove vai, Ermanno, non scappare! Gelsomina, dove sei? Gelsomina! 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 Emma, aspettami! Gelsomina! Insegna! Dai, insegna! Emma, io mi attaccherò a te come la secchia finché campo! Dove vai, Mariano? Io vado a fare la siringhina a mammina! Vai, cara, vai! Finalmente soli! Finalmente soli! Ma tu non me ne sei andato? Anna Maria! No, io sono fuori! E la capo ce l'hai! No, e chicken de chicks! Che c'è il chicken de chicks? E chicken de chicks, chi è te? Che c'è su chicken de chicks? E la capo, fatelo qua! Senti, come ti chiami? Hermes! Hermes Coffini, San Lazzaro! Come sei di Bologna, sormale! Ma io che trovarmi a San Lazzaro? C'è una piazzetta? Ci verrò. Al secondo piano ti abito io. Ah, al terzo piano ti abita Giovanni. Giovanni? Lo conosci Giovanni? No, non conosco Giovanni. Giovanni detto Napoli. Non lo conosci? No. Aspetta che te lo chiamo. No, non mi chiamo. Giovanni! Uè, Giovanni, vieni giù che c'è uno che ti vuole conoscere. Non ha detto, non scende. Chi è? Chi è? Che bu? Che bu? Mi ti ammazzo, Giovanni. Vuoi essere sicuro Giovanni? No. Mi ci sono data in dosun, ma che bu? No, è stata Hermes. Ma chi sei? No, ma chi sei? Ma tu! Ciao, Lampin! Capola! Guarda te! Guarda te! Guarda te!
E quando sono brutto, quando il karma passa a San Marino. Giuditta! 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 Rosa! Vieni a assaggiare, Vanni, vieni! Vedi che le cosce secche secche. Quella Giuditta non può, perché ha il diabete. Io sono sofferente dei denti. Nessun dolce, nessuna pasta, niente. I fornitori mi domandano, chiedono, come mai state chiusi? Ci stanno le feste di carnevale. E che posso fare, dico io? Tengo a mammina che sta poco bene. Guardano mio. Io mi ero deciso di parlare di te a mammina. Poi è successo il fatto dei barboni, io ho dovuto rimandare. Scusami tanto. Ma guarda che combinazione. Tu ti farai distruggere da quella donna. Quanto male. Non lo vedi che fine ha fatto tua sorella? Tua madre è un egoista. Ma è mia madre, non lo posso dimenticare, capito? No. E io che cosa dovrei fare secondo te, Secondo me dovresti attendere. Dovresti aspettare. Dovresti avere un poco di pazienza. Come se dice, non lo saci. Dobbiamo prima risolvere questa storia dei barboni. E allora chiama l'avvocato. Ma tu sei pazzo, quelle le corna sono sue a quanto pare. Cose mobili e asportabili, se van galera. E allora non hai speranze. E
perché tu quel pezzente non te lo levi più di tu. Ma quando mai? Eh già, ha trovato il pollo. È un mese che il negozio è chiuso. Quando pensi di poter resistere, eh? Quando pensi di poter tenere nascosta questa situazione a mammina? Uè, ma allora non capisci? Pure io non posso più aspettare. Addirittura non puoi più aspettare. Quanto tempo pensi che potrà vivere ancora questa povera donna? Ma io non posso aspettare la morte di una persona. Per stare con l'uomo che amo. Baciami. No, non ce la faccio mica, c'è sta mammina sopra, non ce la faccio. Non c'è più tempo. Addirittura non c'è più tempo, neanche fossi incinta. Romino, hai capito che ti ho detto? Neanche fossi incinta. Romino, ma perché non rispondi, eh? Non sarai mica veramente... E perché... Basta che capite! Dico, non sarai mica veramente incinta! Oh, madonna! Dico, guai! Oh, madonna, che guai! E come si fa? Madonna, come si fa? Sei un uomo come gli altri! Ah, sì? Sì! Anche se tua madre non te lo ha mai lasciato capire! E che posso fare? Che è una mammina, che posso fare? Che posso fare, che guai! Romì, ma quando sarebbe successo questo fatto? Avanti, rispondi. Quando è successo? Come quando sarebbe successo? No, non, ma sono scherzando. Da ricordo? No, io mi ricordo bene. Ho fatto la voce a trappola per vedere se tu te lo ricordavi. Statta zitto. Io non sto parlando con lui. Ieri. Mo ricordo benissimo. Tu non, ieri sei. Tu non, ieri sei. Tu non, ieri sei. Romy, non sa ce fa, hai capito? Non sa ce fa. È successo in clinica. Come? Come è successo? In clinica. Quella notte in ospedale. Madonna mia, e come si fa? Come si fa, Romy? Madonna, chi sei naturale? Sì, mammina, viene a sapere questo fatto, mi cancella dal testamento. Rami, dobbiamo tenere nascosto questo fatto per adesso. Sì. E come si fa? Avanzo. Ah, faccio scombare. A me, come si fa? Avanzo, mica la faccio scombare. Ermanno, dove stai, Ermanno? Là. Senti, Ermanno. Lo stesso posto. Vedi quello che devi fare, eh? Perché io non posso campare con questi tre vagabondi in mezzo ai... Non succede! Volevo fare un po' di shopping. Ero priva di entrare nei negozi che mi seguivano. Non potevo certo mica raccontare ai commercianti che lui c'ha gli occhi di mio fratello. No, quello è tuo fratello che c'ha gli occhi miei, scusa. Sì, vabbè, io mo non voglio sottilizzare. Ehi, sottilizzare sotto gli occhi. Io so soltanto che bisogna provvedere in qualche modo. Oh, senti, Giudì, a me queste sono polemiche che non mi piacciono proprio, lo sai? Oh, senti, tu ti devi far capace, io oramai faccio parte della famiglia. Senti, io capisco che volete far parte della famiglia. Ma che capisci, capisci? Perché non capisco io? Ci mancavano solo i tre caballeros, ci mancavano. Herman, qua la situazione si è fatta insostenibile. Ma lo sai che la gente si girava per strada per capire se ero io che puzzava? E per forza, tra l'odore e Gessomini, la puzza di tua barba, scusa. Guarda, non offendere. Aldo mi ama e me lo voglio sposare. Quindi vedi quello che devi fare con questi tre bambini. Perché io non posso andare a un matrimonio con il negozio chiuso da un mese e con Sofia da testa. Ah, senti, tiè, non litiga, tiè, basta. Se mi fate parlare, io un'idea l'ho maturata. E sentiamo di che si tratta. Se me la fate dire, ve la dico. No, se me la concedete, ve la dico. Ermanno! Mamma mia, sì! Ermanno! Ho un caso di zuccheri! Pupupuri, mammina! Ma facciamoci la torta! Mammina, non li puoi avere i dolci, passo e chiudo! Sei cazzino! Almeno qua fuggire proprio oggi!
Allora, io l'idea che ho maturato è questa. Ermanno è destinato a portare per qualche tempo i miei occhi. Vabbè, per qualche tempo, per sempre. Io ho anche chiesto a un medico, pur volendo, non potrei affrontare un altro intervento, scusate. Ma puoi morire da un momento all'altro, scusa, e restituirmi ciò che mi spetta. Ma scusa, ma perché dovrei morire? Oh, ma certo, non puoi vivere in eterno, scusa, oltretutto fai una vita stressante. Infatti, dietro l'angolo, Ermanno, allora io ti sto attaccando, di modo che quando tu lascerai il mondo prematuramente... Io sarò lì pronto a riprendermi gli occhi, chi insomma, una specie di morto, un po' pano su quello. Ma come si dice, la mi saluto in quello! Però, sentite, fino a che questo non accade, ci sono delle condizioni da rispettare. Prima condizione, Ermanno e Romina non si devono lasciare. Scusi, ma a lei che gliene frega? Ma come che me ne frega? Quello Ermanno c'ha gli occhi miei, no? Quello già fa una vita molto stressante, triste, piatto, sciarpa, pesante. Scusate, qualche altra cosa? Ma se tu sei un uomo pesante non è certo colpa mia, scusa. Ma chi me l'ha detto che sono un uomo pesante? No, Ermanno, lo dicono a tutti. Tu esci pure sulle parole da ciò. Una pesante, Ermanno, bella vista. È il talento comico dello scrittore, sì. Ma a lei che gliene frega della vita che fa Ermanno? Ma come che me ne frega? Quello Ermanno c'ha gli occhi miei, no? Quello fa questa vita triste. Poi dopo me li sciupi, no? Me li rovini. Me li sciupi, sì. Certo che me li sciupi. Ermanno, tu li devi tenere in allenamento guardando le cose che piacciono a me. E a me, Ermanno, Romina, ma piace. Ma questa è una presa di posizione, però, E perché, scusa? E perché se voglio... Non ci vedete, come vado a dire che Romina è una bella donna? Perché la bellezza in una femmina fa venire la vistice cara! Guarda, ma tu quanto è questa la schiena madre? Ha detto che è la mia schiena! Chi? Disgrazia! Te sei una strega, te! Serpe schifosa! Basta, è gelosa! Te sei un vigliacco! Perché mi tassevano bene! Mi tassevano bene! Ma io mi ammazzo! Buona prima, fa la seconda! Ma che buona prima, fa la seconda! Quella ha detto che si ammazza! Pure tu! Eppure io! Pure voi! No, io no! Ti sicura, andate! Io invece sono incinta di Aldo e me lo voglio sposare! Ah, sì! E fatti sentire da nostra madre! Fatti la batteria! Tu cammini! Ciao, Sara! Fatti sentire la nostra madre e vedrai come cancellerà il suo nome dal testamento! A me non me ne importa niente dei soldi! La rivolta del dopobarba! Ermanno, non è giusto che tua sorella non possa vivere una vita felice. Hai paura di perdere i soldi, Allora sposati a mia sorella senza soldi, nuda e cruda. Cruda. E che ti credi che si mette paura? Aldo, diccelo che mi sposi. Diccelo, Aldo, diccelo. Possibilmente la risposta in giornata, Ho fatto sì con la testa. Non ti vedo, sono circo. E qualunque sia il problema, si può sempre risolvere. Obiezione accolta! Bravissimo, zitto, fammi sentire che questa è una bella puntata, beautiful, silenzio. Bravissimo. Il problema sei tu. La sua madre non si fida di te. Ma se nemmeno mi conosce. E nemmeno io mi fido di te. Obiezione respinta! Bravo! Ma io no! Certo ce l'hanno coraggio, su di mamma mia! Anche tu sei innamorato di Romina? E nostra madre ti contrasta. Ma quando mai? Ma da vado mo! Dammi il tempo prima di parlare con mammina! E quando tempo pensi ci vorrà? E quando ci vorrà? Il tempo necessario! E io che cosa faccio mentre tu aspetti le decisioni di mammina? Come che fai, no? Starai con me! Bene! Si arricchisce la prospettiva! Io, tu, Carmine! Mammina! Io vi vengo a trovare la domenica! Guarda e basta! Fammi capire, e tu che pretendesti? Di partecipare, ovviamente! Ah, che cosa? Scusa! Ma che cosa, Ermanno? Non ti scandalizza, dove sei? Ermanno, vieni qua, dammi la mano! Ermanno! Staremo con Romina a turno, sì,
una volta con gli occhi ed una volta col cuore. Tu sarai gli occhi ed io il cuore. Erma, credimi, la faccia fa lo figurone. Ma basta! Che cosa volete da questi occhi? Ma smettila, non lo vedi che è pazzo? Sì. Ma come pazzo? Romy, io sono l'unica possibilità che hai tu di sposare Ermanno. Grazie a me Ermanno abbandonerà la bambina. Anzi, rifletti. Romy, ma tu che figlio lo vuoi? Certo che lo voglio. Oh, sì? Sì. Ermanno? Ma chi me lo dici che il figlio è mio? Nata Otomo! Oh, mica così l'anime! Ma come? Non essere meschino, ragiona! Una bella donna ti sta facendo credere che il figlio che porta in grembo è tu! Fai finta di starci, no? Uè, Tito! Mamma mia, quando arriva l'autista, siamo mazzotti! Non glielo sto facendo credere, è la verità! Mamma mia, guarda, io per quanti ti apprezzi, per quanti voglio bene, per quanti ti stimi, non posso credere che il mamma sia stata capace di dare una cosa del genere, no? Pure a me mi pare impossibile! E invece è possibilissimo. È successo la notte di Natale. Ah, allora è un miracolo! Questo almeno te lo ricordi. Io non stavo bene, avevo le bende agli occhi, io non lo ricordo. Ah, avevi già i miei occhi quando avete concepito il parcolo. E allora che problema c'è, Ermanno? È il nostro figlio! Voi siete messi d'accordo? Volete prendervi tutti i miei soldi? I soldi non sono tuoi, sono ancora di nostra madre. Ma tu non lo avrai perché sei incinta e nostra madre ti cancellerà dal testamento. No, 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 no! Dopo Barba 2, la vendetta! La parola alla difesa! Giuditta si può tranquillamente togliere una gravidanza scomoda. Che hai detto? Che hai detto? Dico, il problema è il bambino? E siamo ancora in tempo per porre rimedio. Buttare via il frutto del nostro amore per i soldi. Ma si può sempre rifare. E che è la spugliatella? Ma sai che spugliatella? Avete visto, signori? Non la ama! Pure a te, nostra madre ti cancellerà dal testamento. Te l'ha sempre detto che a Romina non la può vedere nemmeno pensata. Figuriamoci adesso che è incinta. Un momento, e questo è il problema. Sono disposta a rinunciare al bambino. No. E io vi denuncio, signori cari. Romy, il bambino che nascerà potrebbe avere i miei occhi. La corte si ritira per deliberare. Scusate, se avete trovato il bagno. È in fondo a destra. Siete tutti così cini. Volevate ammazzare il futuro. Ammazzate vostra madre piuttosto. Ma non starete mica pensando veramente? Finalmente cominciando a vedere. Signori, il piano è questo. E questa è la chitarra! E chi stiamo mandolini? Ma no, abbiamo fatto un concertino! Ma io dico io faccio tanto per arrivare al climax, perché attenzione! Arrivi tu e mi distruggi tu! E mi avessi di fare le battute, vabbè, quello che non fa le battute, ma avessi di pazziare, vabbè, quello che non fa le battute! Calmi, dai, come una cosa seria! Calmi! Oh, basta, sei mortificato! E fallo senza la chitarra, armato pupù! E mi fa salire una crisi di nervi, non ce la faccio più! Oh! Allora, dicevo, signori, il piano è questo. Bisogna fare le cose in modo che, ovviamente, solo se decidete di farle, solo nelle ipotesi in cui decidiate di farle, in modo che poi la polizia non possa scoprire il delitto. Avete sentito che cosa ha detto questo? E che avrà detto mai? Ma come? Ha detto proprio la parola delitto! Sì, ma prima di dire delitto ha detto ipotesi. Naturale, per carità, sono solo ipotesi. Voi sarete liberi di agire o non agire. Io vi sto solo illustrando la maniera migliore per liberarvi della vecchia senza essere scoperti. No, non la dovete chiamare vecchia! E come la gente ama, scusi, pupatella, secondo te? Come la gente ama, ma fammi capire, come la gente ama? Ciamburrasca? Come la gente ama? Pollicino? Heidi? La gente ama, la piccola fiammiferaia, mi sa picciare tutto qua! Carmine,
chiamiamola anziana. Non sono d'accordo, non è giusto per gli anziani. E perché? È perché sono anziano, quello non è anziano. Ma non vi preoccupate, garantisco io. No, quelli andiamo per me, a capo né mi arresto. Non vi preoccupate, garantisco io. Garantite voi, l'avete detto voi, non posso dire io. Va bene, allora, signori, noi sappiamo che l'anziano... No. Dovete stare fermo con la mano. È un piccolo gesto ironico, una sottolineatura. Non lo dovete fare, forza. Andiamo avanti. Signori, noi sappiamo che l'anziana... No. Vi dovete stare fermo pure con l'altra mano. Mamma mia. Con quest'altra mano. Sì. Mamma mia, come siete fiscali. Non lo facciamo. Signori, noi sappiamo che l'anziana... No. Vi dovete stare fermo pure con la testa. Con la testa. Sì. Non lo dovete fare. Signori, noi sappiamo che l'anziano... Va bene, così... Ammassa la gamba e non me ne siete fatti! Non sei visto! È più forte di me che... Allora, sentite, andiamo avanti con le mani. Andiamo avanti. Oh, noi sappiamo che... E allora, bene, no? Così. Oh, è gravemente malata, signori. Perfetto. Sì, quasi parlo di diabete e pressione altissima, a livello fenomenale. I dolci le sono proibiti. Ma mandiamole una bella torta, no? Facciamo un'eccezione. L'ha chiesta poc'anzi, no? Così che la massa di zuccheri della suddetta torta, nelle sue arterie deteriorate dalla malattia, farà effetto deflagrante! Cioè, Alec fa a posto! Silenzio! Che è successo? Che è stato? Ehi, silenzio! Ma che stiamo andando alla coppa a posto? Ma che ce ne fotte, il capodanno! Scusaci, ormai ci siamo fatti prendere troppo dall'ipotesi. Scusate, ma state ancora vagliando? Stiamo vagliando. Per il momento sì. Scusate, mi posso vagliare anch'io? Oddio, che basta che non vagli l'autista, questo è vero. E se la signora Assuntina non mangia la torta? Chi mangia? Che la si mangia la torta intera? Giuditta! Nell'ipotesi che... Sa mangia la torta. E allora che problema c'è, signori? Il dubbio non sussiste. Sussiste, scusatemi? Non mi sembra un metodo sicuro, si può sempre salvare. Ha ragione, lo mio, si deve mamma non dare un appetito. Giusto. Avete ragione, e una volta tanto che avete ragione. Ma io la risposta, ho pensato anche a questo, nella mia mente da scrittore, sì, ed ho la risposta, signori. Perché mammina non soffra, sì, signori, bisogna aggiungere nella torta, qui. Nell'impasto. Lo so, una parola forte. Impasto. E che sarà mai? Scusa. Ma di quale mai è possibile che impasto sia una parola forte? Ma se tu me la fai sentire, dì la parola forte, la sentirai la parola forte. Ma se con quel dopo barba che ti entra la testa e ti si è fuso tutto il cervello, no? E dico, e allora fatemi fare una pausa che la sentite la parola impasto e la sentite la parola forte. E se uno in questa pasticceria è primo di prendersi una pausa. E allora mettete il di pausa, così uno parla come la mitrana di luce e non si ferma più, basta. Uffa, posso parlare? Posso andare avanti? Andate avanti. Oh, allora, dicevo, signori, bisogna aggiungere nell'impasto il veleno. Questa è la parola forte. Si parla tempo di dire, no? Forte. Sì. Oblè. Oblè. Che è successo? Pur volè. A doppi chiamo. Oblè. A doppi chiami. Pur volè! Ma scusate, ma mi pare questo il modo e il tempo di mettervi a cantare. Ma che è stato? No, Carmine, non stiamo cantando. Ci poniamo una domanda. Ok. Pur volendo... Questo l'ho capito. Dove lo prendiamo? Anche questo l'ho capito. Oblè. Questo sinceramente non l'ho capito. Cos'è su blè? Non ho idea. Il veleno nella lingua dell'autista è dita. No, signori, ho la risposta anche per questo. Dice, ma tu Carmine sai tutte queste cose? Certo che sono tutte queste cose, signori. Io dal primo istante che ho sentito quella voce nel gabbofano, no? È stata per me come una cortola. Signori, quella non è una voce qualsiasi, no. Quella è come la cervicale nei mesi autunnali, quando ti senti conciare la luce del gol e senti l'elettricità fin da volta di te. Signori, quello è come il maestro sgarrava, sbagliava sempre col giassetto vicino alla vaglia. Si sentiva fino sotto i denti, mamma mia, me lo ricordo ancora. Signori, quello è come quando la domenica mattina voi avete deciso di farvi un'ora di sonno in più. Sì, ma il vostro vicino di casa ha detto che no. È l'ora del bricolage. E si mette musica e tu martelletti.
non so se ho preso l'idea. Perfettamente. Allora, signori, dobbiamo un plate. Allora, voi siete pasticcini. Certo. Che cosa mettete nelle torte? Voi, ovviamente, nell'impasto per fare le torte. Oltre ai soliti ingredienti, che sa c'è? Noci burro, che sa c'è? Zucchero, che sa c'è? Le uova, che sa c'è? La farina, che sa c'è? Che sa c'è? Ma è stato tutto quanto, però. C'è una sostanza che, se messa in dose eccessiva, potrebbe portare alla morte. L'ammoniaca! L'ha detto! Ma perché si è sentito? Hai detto chiaramente l'ammoniaca, sì, ed hai centrato il problema. Signori, prima domanda. Normalmente negli impasti quanta ammoniaca si ci mette? 30 grammi ogni 20 kg di impasto, dosaggio massimo. Benissimo, 30 grammi ogni 20 kg. Più o meno la torta che mandiamo a mammino quanto peserà? 2 kg, 2,5 kg. Vabbè, facciamo 2 kg. Allora, se in 30 grammi ce ne vanno 20 kg, no, quanti ce ne vanno nella torta che mandiamo a mammina? È difficile, vediamo. Aspetta, pigli carta e penna. Ma scusate, ma che sta a scuola? 3 grammi, no? 3 grammi, no? Allora, noi ne mettiamo 3,5 e ce lo vamo così. Ma che? Ah, hai ragione, hermano, mettiamo 3,5 kg e sono pazzo. Ma io, ma voi siete pazzi! Hai ragione, hermano, quello poi l'ammoniaca costa caro, no? Ma che, qual è il problema? Ci sono io, offro io. Ah, offri tu, Aldo? Allora, signore, abbondiamo, abbondantis! Abbondiamo! In questo modo abbiamo creato la torta più potente ed efficace per il nostro scopo. Eliminare l'anziana senza essere scoperti. Oui. Ma aspettate un momento. Sì. Ma ci stiamo facendo buona stufata, eh? Siamo bagliati. Dopo non ci possiamo più tornare indietro, eh? Non... Perché? Scusa, Non ci possiamo più pensare. Ma boh. Noi allora, siamo sempre bagliati. E allora, datemi un oasi. Datemi un bacio. Non da bacetto, non da bacetto. Vieni qua, fatti dare un bacio anche. Vieni, un bacio, fratelli di occhi. Oh, calma. Calma, guardi. In un naule si fa soffrire a mammino, Di che sensibilità! Che commozione! Io quando sento queste cose mi si scoppia il culo. L'amore di un figlio. E ho pensato anche a questo. No, la risposta anche per questo, Ma tu, Carmine, sai tutte queste cose, no? Allora, signori, perché mammina non soffra, occorre un potente... Incinogeno! Che cosa? Carino, non è voce da complotto, no? Non avete capito? Allora, occorre un potente licinogeno. Scusate, capitano! Come è? Ma non ho comprato come facemmo! Occorre un allucinogeno, una droga! Così che bambina sotto l'effetto della droga non sentirà nulla e non avvertirà la vigilia della morte. Se ne andrà in cielo trotterellando trainato da pighi di cavalli! Ma che state dicendo? Abbiamo capito! Se ne andrà, ci saluto! Oh, avete capito? Se ne andrà, no, ci saluto! Oh! Adesso la vostra domanda dovrebbe essere, signori, dove la pigliamo la droga? Ma sbavorita l'anno, la so io, lo so, è certo che la so io, Signori, è una, è due, è tre! Tira mi porto! Che è stato? Che è successo? Ma che avete visto? Quel coso! Questo? Questo che tengo in mano? Sì! Ma non lo vedi che c'è in mano? Che cos'è? Un bacchetto! Ah, un bacchetto, Romy, scusa! Di che cos'è questo pacchetto? Di cielo, fa. Brava! Giudì! Il colore qua dentro di che colore è? Bianco! Brava! Bianco! Aldo! Oui. Allora, qua dentro che ci sto? Scusate, ma perché proprio a me la domanda è più difficile? Ma scusate, ma io non mi metto d'accordo con mammina e faccio fuori a voi, no? Ma a me non mi conviene! Scusate, fatica sprecata! Questa, signori! Faccio fatto un bel regalo, signori! Questa è concaina. Concaina? E che cos'è? Mamma mia, come che cos'è? Questa è la droga dei ricchi, no? Questa è quella che si prende una 100.000 lire, no? Si arrotola, si mette nel naso. E si scia, signore, in maniera bianca. Ma quale concaina? Questa si chiama cocaina. Aldo, fammi un piacere. Allucco più forte, metti il caffè, noi. Cocaina fresca. Silenzio, hermano, mettiamola. Sì, mettiamola. Gente, signori, volete un poco di concaina? L'abbiamo dato. Basta. Signori, questa ce l'aveva addosso memoria. Memo, con le picchio! Questa viene dalla conga d'oro! Ma
parliamo, no. Ma una torta per mandarla a mammina ce l'abbiamo? Perché noi parliamo, poi dico la torta non ce l'abbiamo, è andato a pasticcere qua a fianco e dire scusate, c'avete una torta. Voi sicuramente che voi siete pasticcere, non avete la torta, che dovete fare con questa torta? No, sapete, dobbiamo ammazzare mammina! No, come, ci sarebbe la torta caprese della signora Piromallo. Caprese? Piromallo, caprese? Sì, signor. Sì. Una torta. Ah, torta, era così, solo per dire, Va bene, signori, scusate, ma sulla caprese ci va lo zucchero a vino? A morì! E allora che problema c'è, signori? Noi la mettiamo a mo' di zucchero a vela e mammina non se ne accorgerà. Però bisogna assaggiare questa conca I per vedere se ha conservato le sue proprietà allucinogene. Allora, chi l'assaggia? Ma assaggia lui. No, io tengo un diabete, non la posso assaggiare, no. Guarda, che è la droga, mica è zucchero. No, sembra roba bianca. Signori, e chiamo quella, allora chi l'assaggia? Giuditta, assaggia. Ma come? Io sono incinto, mi fa assaggiare droga. Ma scusa, ma tu sei incinto di oggi? Quando ti ha messo incinto sotto l'effetto di quel dopo quando ti metti paura della droga? Ma si capire! Pensate a quel povero bambino che nascerà direttamente con i santi lì. Allora, signori, chi l'assaggia? Mamma no, quello ci manca solo l'autista. Ma vai! E chi ci resta? Aldo! E non rimane che tu, grazie! Se non ci... Aspetta. Se non ci fossi, allora, mettiti qua, vedi sotto la luce, Romina, vieni qua. Vieni qua, Romina. Tu mettiti qua alla sua destra. Qua, vieni. Giudì, tu vieni qua, mettiti alla sua sinistra. Qua, vieni qua. Io mi metto un po' più indietro qua, Scusate, ma che è una fobra, sai? Più o meno. Mi piace l'albero. Me ne fa. Sì. Chiamo l'altro Fambres. Una cosa, tutti ci fanno press che mi metti là. No. Non anziatemi, disanziati. Io ho tagliato la busta, Quello è il mio cognato che non capisce niente. Come assaggia? Mette tutta la busta, tu la so. E che ne so io? E capisci che quell'altro c'aveva un naso deforme, no? Ma chi è che c'aveva un naso deforme? No, tu sicuramente c'aveva un naso a cassonetto, la busta nel cassonetto. Ma chi è che nessun naso a cassonetto? Mamma mia. Va, fammi, sappia. Una cosa, mettere e se l'è messo sul polpastrello! Oh, va a mettere la capa, e tu che dici? Che schifo, non è la tago da lì! E perché? È perché tu sarai sicuramente uno di quelli con le lunghe lunghe, sicuramente avresti del sudito mignolo, sì, mi sa dove ti gratti, oh, mamma mia! Non ce l'ho lunghe lunghe! E perché? Sei spezzato! La bevi allora, hai visto? Non affrettarti, come è insipida! Un pizzo di sole, ci vuole, hai ragione. Ermanno, ad uno che ne capisce, scusa. Allora, dimmi Aldo, descrivi i sintomi, come ti senti? Niente, è sfiatato, non è buono. Non è buono. Aldo, quella la conca per fare effetto deve arrivare al cervello. Dite che ci vuole te. Sì, ci vorrebbe il cervello, quello è il problema. Sei felice. Hai ragione. Allora, fai una cosa, muovi la testa, prima in senso orario, poi in senso antiorario. Muovila molto, dai, muovila. Dite che fa più effetto. Dite che quella conca no, capito Aldo, la conca girando nel cranio vuoto, troverà attaccato qualche pezzetto di cervello, se farà qualche effetto. È inutile che faccia lo spiritoso, non è buono. Ma che non è buono, quello sicuramente avrà fatto effetto memoria, no? Cioè la cartossa memoria, con il sudore si sarà riattaccato. Prendine molto, vai al cuore del pacchetto, insomma. No, guarda la mia! Se si deve assaggiare, si deve assaggiare la bomba! Inna la concaina, la mi sa la maschera di cassa, capito? Sì, mia, concaina la concaina, concaina, concaina. No, mai inala la, se mai inala. Tocca a te, concaina, poi c'è bella, io la concaina. No, inala la, inala la. Ma tu non ci sei andato a scuola, inna la. C'è già disse, inala la, inala la. Fantesso! Via! Allora, ma è difficile. Non è altro. Niente, non è buono. Non è buono. Va bene, signor. Allora, mammina da soffrire. Fate portare immediatamente Caprese Piromallo, boccettina di Amorieca. Avanti, chiamate a Rosa. Chiamate a Rosa. No. Ehi. Rosso ci manda un galera. Ma che fa un poliziotto, Rosa, ma facciamo un piacere, quando non se ne accorge. Siate naturali quando entro. Avanti, chiamate Rosa. Rosa! Chi è? Che è successo? Essa è purissima! Purissima!
fatto buttare la torta? Senta, buttare la porta! La torta caprese! La torta capretta! Che capretta? Caprese, caprese! Caprese, caprese! Pinomallo! Pinomallo, Pinomallo! Pinomallo, Pinomallo! Pinomallo, Pinomallo, quanto è bello! E gira tanta sentimento! Rosa, porta torta caprese la Pinomallo e la cuccetta d'ammoniaca! Già c'è sta l'ammoniaca! Ce ne vuole un po' di più, se no non se ne scende! Ah, oh, son cinta pure io! Alla faccia voi! Alla faccia tua, ma male che queste scema! Torta torta caprese! E vanno! Ma cos'è una congiura? Uè, che la mamma si è accorta di tutto coso! Ho telefonato a notaio per raddomandi, vergogna, figli snaturati! Vi pentirete di tutto quello che vi fate passare! Non ci metterò di pregare il Signore che vi mandi una bella malattia e che vi costringa a stare in perfidelletta come si toglie! Rosa, porta sta torta a mammina! Aspettate questa torta, aspettate! Chiamate il notaio! Ora ho deciso di togliere i vostri nomi dal testamento! Ma ci m'ha preso questa torta! Ma ci m'ha preso! Sì o no, signori, è giunto il momento di decidere se agire o non agire. Ermanno, l'ultima parola spetta a te. E allora? E allora? E allora? E allora? E allora? Sarà le cinque e mezzo. Ehi, Perun, rispetta la fila, mettete sì. Rosa, Rosa, vieni qua. Rosa, porta questa torta a mammina. Ma digli che la vogliamo festeggiare. Ma no, ma la signora non li può mangiare io. Sopra, ciao, muova! Anzi, Rosa, fa una cosa. Faccio sentire pure la romanza preferita a mammina. La casta diva. Ma quella casta diva, la casta diva, casta diva. Scusate, se ne è andata la capona? Sì. Allora bisogna aprire il contatto fonico, bisogna sentire cosa accade sopra. Avanti. Ah, ma è bella sta musica. Al signore ho portato pure il dolce. Bello, quello che ti vuole bene. I figli invece vogliono solo i miei soldi, ma non avranno una vita. Domani vieni in notaio e cambi tutti il testamento. Buono questa torta, tutto questo zucchero a pelle è andato a finire tutto nel naso. Ah, però mi sento proprio bene. Ah, fai una cosa, dammi qualcosa da bere. Oh,
Quattro mesi dopo. Voglio proprio vedere adesso che ci vede Carmine se li tiene ancora appresso. Scusate, ma gli occhi della signora Assunta non erano un po' troppo vecchi per il trapianto? Dice che ci aveva gli occhi di una ragazzina. Carmine potrà vedere per altri 100 anni con gli occhi di mia madre. Così almeno. Ma a voi non vi dispiace un pochetto per quello che è successo? Non si sente più la voce della signora Assunta. E che è colpa nostra? Che le si è strafogata una torta intera. Teneva la pressione alta, il diabete. E poi, se non sbaglio, la torta ce l'hai portata proprio tu. Anzi, senti un po', noi dobbiamo parlare. E di che? Del futuro. Sai, Rosa, ora che la signora Assuntina non c'è più, anche io sono entrata in società e non abbiamo più bisogno di tanto personale. Ah, e volete mandar via proprio a me, che sto pure incinta. Appunto. E allora vi dico di chi è il bambino. Di Aldo, vero? Già ve l'ha detto? Ma guardate come fa bene la finta ingenua. Il povero Aldo me l'aveva detto. Stiamo attenti a Rosa. In fondo è figlio carcerato senza mamma. Vedrai che si inventa che il figlio è suo. Me invento, il figlio è il suo. Ama solo me, con te c'è sta solo per i soldi. Uè, da funge, dici quando devi avere il battesimo. Mo viene Aldo e ne parliamo, non ti preoccupare. Uè, mio hermano sta parcheggiando la macchina. Carmine non ha detto una parola. Dopo l'operazione è migliorato moltissimo con gli occhi. Ha perso la parola e ha riacquistato la vista. È successo qualcosa? Avevi ragione tu. Sul conto di questa zoccoletta. Chissà dove andate a sfogare i calori. E adesso ci vuole mettere nei pasticci. E beh, tu non dici niente. Uè, Cafunge, tu te ne devi andare. Ah, sì. Io e Aldo vogliamo essere felici. Ehi, ma che è sto mortori? Forza, stanno arrivando, andiamo. Buonasera! Signor Cardine! Ma dove andate? Mammina! Ehi, sono mammina! Credevate di esservi liberati di me, è vero? Ciechi! Siete poveri ciechi! Questa è premiata pasticceria Bella Vista. Ora vi presento i protagonisti. Sasà, Andrea Rescigno. Romina, Mirella Massaro.
Rosa, Annalisa, Altieri. Aldo, Angelo Di Cerbo. Gelsomina, Anna Aragosa. Giuditta Bellavista, Roberta Damiano. Memoria, Vito Calcagno. Carmine, Marcello Ciervo. Ermanno Bellavista, Antonio Frese. Assistente di scena, Valentina D'Agnese. Collaboratori alla regia, Maria Rosina Mondrone. Regia, Massimo Marotta. Si ringraziano inoltre Audio e Luci Service Audio Control di Vincenzo Natale, scenografia, falegnameria di Nello Mauriello, costumi e arredo a cura della compagnia teatrale Io speriamo che me la cavo. Collaboratori Angelo Giaquinto, Fusco Antonella, Tommaso Cervera, Altieri Pasqualina, Massaro Maria, trucco lo staff di Virgola, riprese televisive Johnny.